Dunque, Marco 800, una nuova piazza, diversamente concepita, che legami ha con il progetto Valimur? Ma insomma, il legame è eccezionale, nel senso che questa piazza qua sarà evocativa rispetto ai progetti di Valimur, perché Valimur è proprio l'unione tra mondo profit e mondo no profit, e poi con tutto questo colore che stiamo mettendo va proprio in sintesi su quello che vuole essere Valimur. Appunto abbiamo detto che vuole essere l'unione tra mondo profit e mondo no profit, ma soprattutto vuole essere una opportunità per dei ragazzi disabili di fare qualcosa di eccezionale, a mio avviso, perché qua vediamo un lavoro che è l'emblema di quello che possiamo fare, cioè se i nostri ragazzi sono, diciamo, reclusi nei centri diurni, diciamo che non abbiamo delle grosse opportunità. Se invece diventano motore di economia, come può essere in questo caso l'unione con Coop Adriatica, diciamo che cambia totalmente l'aspetto, la possibilità, l'opportunità sociale dei nostri ragazzi di essere inclusi nel mondo del lavoro e nella società. Noi questo è quello che puntiamo a che i ragazzi nostri possano lavorare, possono vivere da soli. Noi non siamo interessati al dopo di noi, noi siamo interessati al durante noi. Io ho tre figli, non capisco perché per Sara devo avere dei sogni diversi di Cecilia e Enrico, cioè devo pensare nella stessa maniera. E questa piazza sarà l'emblema di questo. Immaginatevi una volta finita con dei giochi dove i ragazzi potranno, i genitori potranno parlare con i propri ragazzi di cos'è questa piazza, richiamerà da Marport, quindi anche un ricordo di Rimini per come è stata conosciuta nel mondo. Pensiamo a tutto questo colore che darà vitalità alle nostre vite, pensiamo alle piante tintorie, perché noi parleremo di piante tintorie anche per fare un educational a quello che fino al 1850 era il modo di colorare i nostri abiti, le nostre qualsiasi cosa, si colorava solo con colori vegetali, e speriamo che possa essere un inizio con Coop Adriatica, perché diciamo che se la piazza piacerà, se piacerà al pubblico, perché no, possiamo sognare qualcosa in più. La Fondazione Più di un Sogno, proprietaria del marchio Valimur, ha tanti sogni, per cui speriamo che insomma questo sia l'inizio di un ulteriore sogno di ampliamento con Coop Adriatica.